Jessica Spinelli, buonasera. Buonasera. Questa sera abbiamo tanto parlato dell'organizzazione tecnica e quant'altro. Con te vorrei parlare dell'aspetto emozionale del Festival Shortini. Che emozioni avete provato? Cosa ci sta dietro tutta questa tecnica? Allora, ci sta un garbuglio di emozioni, posso dire che io ancora sto tremando, ancora dobbiamo iniziare, già sono... Però a parte tutto ci sta tanto molta tenacia, molta entusiasmo, abbiamo lavorato per un anno in questo modo e poi l'emozione più grande è arrivare qui alla villa e vedere il risultato di tutto il nostro lavoro. E emozionarsi, vedere il palco della musica con questa scenografia, la gente che partecipa. La villa viva! La villa viva, già dalle 5 del pomeriggio. Noi ci auguriamo che sia sempre così. E te lo dico veramente, sono molto emozionata in questo momento. A parte tutto il carico emotivo, perché c'è anche tanto stress dietro, però... È bello quando questo stress si trasforma e si trasforma in gioia e in emozione. Siamo proprio agli sgoccioli, abbiamo il viale degli artisti. Il viale degli artisti che mi hanno letteralmente spiazzato, ci sono tante opere molto belle, ci sono scultori, pittori, disegnatori, insomma c'è tutto quello il che... Il palco si... pronto? Il palco pronto! E siamo agli sgoccioli! Eh sì, devo anche dire che le emozioni in questi giorni sono cresciute ancora di più perché tanti artisti ci sono stati vicino, artisti che sono di Augusta ma sono lontani o anche artisti che non sono prettamente augustani ma che conoscono la realtà di Shortini, ci hanno mandato il loro in bocca al lupo, ci sono stati vicino, hanno fatto dei videomessaggi che ci hanno sostenuto tantissimo, ci hanno dato molta linfa. Allora, diamo insieme il via a Shortini? Diamo insieme il via a Shortini, insieme anche a Rassegna Metropolitana, che ci tengo a sottolinearlo perché ci seguiranno, ci seguirete. Vi seguiremo. Tutto il festival e ci avete fatto proprio questo regalo. Allora, uno, due, tre, via Shortini!